Ciao! In questo video tratteremo il fenomeno del primo genocidio armeno e parlerò dei turchi all'inizio della prima guerra mondiale. Ma come direste voi? Facendo un paragone tra il libro La masseria delle allodole di Antonio Aslan, che è stato pubblicato nel 2004, e il film, prodotto nel 2007, dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Entrambi questi due strumenti esprimono lo stesso concetto, ma interpretato in maniera diversa, apportando alcune modifiche, come ad esempio i nomi dei protagonisti, che sono diversi, ma il personaggio rimane il medesimo. Per mostrarvi questo paragone dal libro al film, dal film al libro, abbiamo deciso di mostrarvi una scena apparentemente importante, ovvero la deportazione degli armeni. Iniziamo! Nel libro, il momento della deportazione viene descritto in modo più particolare, includendo anche la parte emotiva del protagonista, e infatti inizia a esprimersi così. Ora inizia la lunga strada senza ritorno. Lontananza dalla città è più che sufficiente. Sopravvivere diventerà un caso, un'astuzia ingegnosa, ovvero una prova di forza dove la loro vita si mette in gioco. La pianura dell'Anatolia centrale, arida e implacabile, si spalanca davanti a loro. Ovviamente con queste righe l'autore ci sta presentando il momento più difficile degli armeni, ovvero l'abbandono della loro terra in modo molto duro per un essere umano. Fermati! Fate passare! Fate passare! Il prefetto, che è il nostro buon amico, ci ha dato questo permesso di scegliere un armena. Anche due? Anche due, sì, per i nostri bisogni domestici. Come si vede anche nel film, con l'evoluzione del nazionalismo, gli armeni erano visti come degli schiavi a favore dei turchi, tanto che quest'ultimi si sentivano avvantaggiati nel scegliere la propria aiutante di casa o di portare le donne armene anche nei loro harem lontani, come si racconta nel libro, una situazione molto difficile per le donne armene. I turchi, oltre a voler avere un aiutante di casa, dovevano scegliere loro anche per quanto riguarda l'aspetto fisico e le condizioni che un'armena poteva offrire. Infatti, anche nel libro si parla di questo fattore. Il protagonista racconta: le vecchie in prima fila con i bambini più piccoli fanno sempre un po' paura ai turchi. Piccole, miserabili, astuzie di sopravvivenza. Portiamo lei. È magretta ora, ma la faremo mangiare e la rimetteremo in carne. Per me va bene. Come si vede nel film e anche raccontato nel libro, la scelta delle donne armene per lavori domestici era basata su alcuni criteri che essi dovevano avere. Oltre a questo, nel libro viene raccontato anche l'episodio dei bambini che frugano nello sterco dei cavalli alla ricerca dei semi non digeriti, cosa che nel film si presenta con la mela. Lasciala! È mia! Risalite subito in carrozza, prego. Qui decido soltanto io della mia colonna. Ho il permesso delle autorità, allontanatevi subito. Questo è un ordine. I zaptie dirigono il convoglio verso una valletta appartata e vogliono evitare il contatto con la gente della città. Per questo motivo interrompono la scelta della donna armena per il signore turco. In questa parte, però, emerge anche la parte emotiva di qualche zaptie che si preoccupa delle donne armene in questo periodo straziante. In marcia! Perché non sei andata con loro? Sarebbe stato meglio per te. Stai svegliando, ragazzo? Ma che fai? Lascialo stare. Le scelte non vuole confidenza. Avanti, sergente! Andiamo avanti senza fermarci. Armine, tu non sei brutta. È la polvere che ci ha ridotto così. Dove vai? Dove vai? Aspetta! Sto male. Hai sentito? Adesso no, non ti puoi fermare. Ho mal di pancia. Cammina. Non resisto, come faccio? Fatela addosso. Cammina, cammina. Che schifo. Che schifo.
paese laggiù. C'è un paese laggiù. Paese, ci aiuteranno. Che nessuno dei suoi abitanti si avvicini alla colonna o faremo fuoco. Vai, avvertili. In marcia! In marcia! Una similitudine raccontata sia dal film che anche dal libro è proprio questo momento di deportazione che il libro racconta. La carovana di donne percorre la strada e all'improvviso in lontananza appare qualche carro, qualche casa, qualche oasi di verde. Ciò significa che le donne iniziano ad avere una piccola speranza, la quale si spegne con l'ordine dell'ufficiale, che impone ai deportati di non muoversi e parlare con nessuno. Bene, questo è stato il nostro confronto tra il film e il libro, che ci ha fatto ragionare su un grande aspetto principale, ovvero che con un libro siamo noi ad immaginare le scene con i nostri occhi e ognuno di noi percepisce in modo diverso la storia anche solo per il modo in cui la comprende. Al contrario, invece, un film è come se leggesse la storia e la mostrasse a tutti con le stesse immagini. Infatti, guardando il film, abbiamo trovato differenze proprio a livello di immaginazione, in cui ci eravamo immaginate alcune scene in modo un po' diverso. Per questo motivo, abbiamo preferito di gran lunga il libro.